Maurizio Poli, benvenuti a Restart, un'altra puntata, e questa volta abbiamo ospite Giusy Biondelli, educatrice e consulente finanziaria, che verrà intervistata dall'amica e Alessandra Cappelli, presidente dell'Università Popolare di Cremona, che ci introdurrà in questa piccola carta d'identità del consulente finanziario. Quindi avremo una piccola panoramica di un'esperta di consulenza. Buongiorno a tutti, benvenuta Giusy. Come dicevamo, oggi parliamo della figura dell'educatore finanziario e quindi Giusy, magari se vuoi cominciare a raccontarci un po' quello che è il tuo percorso professionale. Grazie dell'invito. Io nasco come impiegata contabile e faccio un'esperienza di 5 anni come impiegata amministrativa in un'azienda, e per poi iniziare il mio percorso in ambito finanziario all'interno di una realtà bancaria come dipendente bancario. Il mio percorso si sviluppa partendo dalla cassa, quindi strettamente rapporto con la clientela, fino a coordinare e diventare responsabile di una filiale, e questo in provincia di Cremona. Nel 2011 opto e scelgo la libera professione e decido di diventare consulente finanziario, fino a recentemente alla mia formazione di educatore finanziario, per poter essere anche promotrice di quella che è la cultura finanziaria del cliente. Ecco Giusy, secondo te quali sono i tre fattori determinanti nella relazione con il cliente? La relazione col cliente è un compito importante per un consulente finanziario, perché innanzitutto un consulente finanziario deve ascoltare il cliente. Questo direi che è il primo compito fondamentale sul quale basare la relazione col cliente. Il cliente ti guarda come se tu fossi il suo riferimento. Il secondo compito che ha un consulente finanziario è quello del dialogo, quindi di incentivare lo scambio tra il cliente e il consulente, per andare ad incrementare quella che è proprio la cultura finanziaria del cliente, per rendere un cliente più consapevole delle proprie scelte. E il terzo fattore importante in una relazione col cliente è proprio l'empatia, perché è il collante tra l'ascolto e il dialogo. Empatia significa assistere e seguire il cliente nelle proprie valutazioni, nelle proprie scelte. Significa assistere il cliente nei cambiamenti di vita. Significa proteggerlo e avere cura di lui. Il cliente deve sentirsi protetto, deve essere lui che ti sente come persona di riferimento. Questo è fondamentale per stringere una relazione e fidelizzare in maniera reciproca la relazione col cliente. Giusy, in cosa ti distingui nell'approccio con il cliente? Il mio punto di forza, devo ammetterlo, è un approccio comportamentale. A me piace ascoltare il cliente, perché quando ascolto un cliente che parli della sua famiglia, della sua vita personale, della sua azienda, mi racconta la sua storia, quelle che sono la sua storia, il suo percorso e quelle che sono le sue aspirazioni, le sue aspettative per il futuro. Naturalmente il fatto di avere empatia col cliente presuppone la comprensione anche dell'aspetto emotivo, dell'aspetto psicologico di un cliente che ti sta parlando, sta condividendo con te la propria sfera intima di valutazioni, di esperienze familiari e personali. Questo per poter affrontare con maggiori informazioni, per poter affrontare insieme il processo di pianificazione, il processo di valutazione che poi sarà propedeutico per le proprie scelte finanziarie. Ed è fondamentale avere un legame, stabilire una sintonia col cliente, e questo mi avvantaggia in maniera particolare. Mi piace ascoltare il cliente quando mi parla delle proprie esperienze, e mi entusiasma il poter raggiungere col cliente un punto di incontro nelle scelte e una soluzione, una strategia per raggiungere gli obiettivi del cliente. Quali sono le tre parole che un consulente finanziario deve tenere in mente oggi? Beh, mi verrebbe da dire, visti gli episodi di cronaca, assolutamente la parola rischio, da spiegare molto bene al cliente che la parola rischio non significa solo perdita di capitale o perdita di soldi, ma ha una connotazione ben più ampia. La parola protezione, quindi sempre riferita all'ambito di rischio, perché comunque la pianificazione finanziaria di un soggetto, di un cliente, di un risparmiatore, per la propria famiglia, per sé, per i propri progetti, deve essere pianificata con la finalità di proteggere innanzitutto, e direi
orizzonte temporale, perché questo serve da tenere presente come arco temporale per assumere le decisioni in ambito di scelte di investimento, che siano scelte di investimento in ambito di risparmio, che siano scelte di investimento in ambito di indebitamento. Assolutamente, sono tre concetti fondamentali, ma in primis sempre la parola rischio, perché abbiamo imparato che purtroppo zero rischio non esiste e quindi il cliente deve conoscere questo concetto per sapersi proteggere e tutelare se stesso e la propria famiglia. Giusy, spiegaci l'importanza dell'educazione finanziaria ai tuoi clienti. Beh, l'educazione finanziaria è fondamentale per avere di fronte un cliente che è consapevole delle scelte finanziarie di investimento che deve compiere. Però questo non è facile, innanzitutto perché l'Italia, dalle varie statistiche sia a livello europeo che a livello internazionale, è un po' il fanalino di coda in ambito di cultura finanziaria. Il compito di un educatore finanziario, di un consulente finanziario, è avere un cliente consapevole proprio per le informazioni e la cultura finanziaria che gli sa trasmettere. Il cliente ha a disposizione due strumenti per essere consapevole, per essere tutelato. Ovviamente la parte normativa, che è una normativa che dipende dall'esterno, che dipende da quanto previsto dal legislatore, e poi la parte, il contributo che può dare il cliente stesso per implementare le sue conoscenze. Ecco, questo, l'aiuto dell'educatore finanziario, del consulente finanziario, è quello che può avere il cliente per migliorare e incrementare la propria cultura finanziaria. Perché non ci possono essere sorprese sgradevoli nel futuro nelle proprie scelte finanziarie, per mitigare il più possibile l'errore in una valutazione che è stata fatta, che è compiuta in un contesto, in un periodo in cui i presupposti erano diversi da quello che poi si è realizzato. Ovviamente l'importanza dell'educazione finanziaria è conoscere, leggere e poter valutare in virtù delle informazioni che abbiamo appreso dal rapporto con il nostro consulente. Se un cliente ti chiede un consiglio sul passaggio generazionale, cosa rispondi? Domanda impegnativa, un argomento importante. Un cliente innanzitutto che mi chiede un consiglio in questo ambito, come risposta riceverà qual è l'obiettivo che vuole raggiungere, perché spesso abbiamo imprenditori nel nostro tessuto socio-economico, ce ne sono presenti moltissimi, che sono quasi degli Highlander all'interno delle realtà aziendali italiane. E quindi la domanda è: qual è l'obiettivo? Perché spesso ci si aspetta che i propri figli continuino esattamente, diano continuità esattamente a quello che è il progetto che gli imprenditori capostipiti hanno iniziato. Quindi io direi che prima di parlare di passaggio generazionale, prendo in prestito sempre da un mio carissimo ideale amico Mario Mazzoleni, il coinvolgimento generazionale deve essere in primis. Poi da lì ci sono tutta una serie di strumenti, c'è il patto di famiglia, ci sono gli accordi previsti dalla normativa che permettono ai figli di dare continuità all'azienda con delle agevolazioni fiscali. Ci sono varie soluzioni, bisogna costruirle e personalizzarle in virtù di quello che è ogni azienda e ogni famiglia. Poi all'interno della famiglia, sempre nell'ambito del passaggio generazionale come progetto di protezione e tutela della propria famiglia, ci sono altri strumenti per evitare che ci possano essere delle liti familiari nel passaggio della successione di un capostipite piuttosto che di un altro soggetto della famiglia. E anche qui ci sono vari strumenti, dalle semplici TCM, dal testamento, a strumenti assicurativi calibrati su ogni situazione patrimoniale e personale. Quindi invito sempre il cliente innanzitutto a descrivermi qual è l'obiettivo che vuole raggiungere, perché da questo si sviluppa tutta quella che è la strategia per arrivarci in ambito aziendale e gli strumenti da selezionare in ambito aziendale e personale. Giusy, la vita non è soltanto lavoro, quindi raccontaci di te, dei tuoi interessi, dei tuoi hobby al di fuori della sfera lavorativa. Direi che questa è quasi la domanda più difficile di quest'oggi. Beh, io ho origini agricole e io adoro la campagna, adoro gli animali, ho una passione sfrenata per il cavallo, passione alla quale dedico pochissimo tempo, se non quasi zero.
Poi un'altra passione che non è quasi volontaria ma obbligata, che è la coltivazione di un orto di campagna insieme, coordinata dalla mia mamma. E direi che la mia vita nel tempo libero è proprio nella campagna, nella cascina di famiglia, per cercare di depurarmi di tutto quello che è il ritmo frenetico della settimana e di quello che rimane dello stress della finanza. Siamo tornati quindi in onda sulle frequenze di Radio Vera e Radio Bruno in video, in diretta, con il nostro programma di Restart dopo la crisi. Abbiamo fatto una piccola cartolina, un piccolo esempio di curriculum virtuale, un curriculum professionale. In questo caso ringrazio tanto la Presidente dell'Università Popolare di Cremona, Alessandra Capelli, che è stata la nostra ospite, e Giuseppe Mondelli nell'educazione finanziaria. Abbiamo fatto un volo nell'educazione finanziaria e nella consulenza. Questa è la cartolina dei professionisti, questo è il nuovo modo di comunicare di Restart. Alla prossima puntata!